Questa è Parigi, anche questa è Parigi, e anche quest'altra è Parigi. Ma cosa sta succedendo in Francia? Nelle ultime settimane a Parigi si stava discutendo la riforma delle pensioni. La norma, già contestata in passato, così come negli ultimi giorni da cittadini e politici, prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Ieri però, quando Macron è ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione francese per approvare la riforma bypassando il voto parlamentare, il popolo è sceso in piazza e ha scatenato il caos. I cittadini sono scesi nelle vie del centro, dando fuoco alle tonnellate di rifiuti accumulate a causa dello sciopero dei netturbini e tentando di arrivare alla sede dell'Assemblea nazionale. La polizia, in tenuta antisommossa, ha cercato di bloccare il corteo e la protesta si è trasformata in una vera e propria guerriglia, con un bilancio finale di almeno 120 fermi. I cittadini però non hanno intenzione di fermarsi. I netturbini non accennano a sospendere il loro sciopero e i leader dei vari sindacati hanno annunciato nuove mobilitazioni con raduni e proteste previste anche per questo fine settimana.